cercando di dare così un senso sempre più evangelico a riflettere sulla fede, sulla speranza e quest'anno sulla carità. Chiaramente non esaudendo tutto quello che si deve dire, tutto quello che conosciamo, tutto quello che sicuramente nel nostro cuore il Signore opera attraverso queste tre virtù. Però sicuramente con questo legame della scrittura, soprattutto del Vangelo, ecco, cercare di dare sempre più forma alla nostra vita di credenti e di cristiani, sempre di più secondo questo annuncio che è un annuncio di gioia, quello che Gesù ci offre nel Vangelo. E quindi il Vangelo che aiuta sempre di più a ricollegare la nostra vita a quella comunione con Dio per cui le virtù ci sono state date. Ricordiamo che sono sempre dei doni le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, prima di essere uno sforzo nostro, una risposta nostra. È Dio che ci ha prevenuto, è Dio che ci ha fatto questo dono della fede, della speranza, della carità e ha messo nel nostro cuore, nella nostra vita. Questo sicuramente lo dobbiamo dire e dire con forza sempre prima di tutti i nostri sforzi, prima di tutte le nostre risposte. Però sicuramente è un seme che deve andare in una terra, che è la nostra vita, il nostro cuore, che deve accogliere. Quindi anche la terra poi dovrà fare il suo lavoro per accogliere questo seme, perché poi porti frutto. E volendo così anche in maniera sintetica ricollegare quello che abbiamo vissuto con queste lezioni divine di quest'anno sulla carità, siamo partiti dall'icona della Trinità, questa immagine sacra del mondo orientale che vuole aprire proprio una finestra sul mondo di Dio, ma una finestra anche con cui noi possiamo guardare sempre di più nel nostro cuore e nella nostra vita. E l'icona della Trinità ci ha fatto riflettere e capire come l'amore trinitario è a fondamento della nostra vita. Umana e cristiana, credente. È un amore che rimane alla base di tutto. E sull'amore della Trinità noi abbiamo cercato di fare una lezione, quindi di rielaborare il pensiero del Vangelo secondo quel brano, l'insegnamento di Gesù, la vite in tragico. Il nostro essere innestati, ecco, in questa vita. Poi successivamente l'esperienza di Gesù, abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione e dicendo proprio da parte di Gesù questa disponibilità totale che lui ha avuto. E abbiamo preso l'insegnamento del seme che è arrivato alla terra, se non muore rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Quindi questo seme è Gesù, è la sua passione, la sua morte, ecco che è arrivato proprio al dono estremo di sé, la disponibilità totale. E poi, la scorsa volta, la carità come fonte di un nuovo stile di relazioni tra di noi. E abbiamo preso l'insegnamento della lavanda dei piedi, quindi di questo momento che nel cenacolo in cui Gesù ha raccolto gli apostoli, e raccogliendo gli apostoli proprio per queste sue ultime volontà ha voluto proprio compiere prima di tutto questo gesto, dare un insegnamento e far capire che da questo gesto poi nascerà un nuovo modo anche tra i cristiani di rapportarsi. Lavate i piedi gli uni gli altri. Quindi Gesù ci aveva detto che non è un gesto che dobbiamo fare a Lui. Lui non ha bisogno che noi dobbiamo ripetere a Lui i gesti che Lui fa nei nostri confronti. Quello che Gesù ci chiede è che questi gesti abitino le relazioni che noi abbiamo con gli altri. E oggi vogliamo dare un piccolo compimento a questo nostro cammino spirituale. Guardando ad un'altra esperienza che noi viviamo nella nostra vita, di cui l'amore deve avere una connessione.
essere fondamentale. Una comunità che vive per la comunione, come avete avuto modo di vedere nel foglietto, anche il titolo. Una comunità per la comunione. Quindi c'è qualcosa che rende ancora più aperto il discorso. Non soltanto quello di lavarci i piedi gli uni gli altri, relazioni nuove che noi dobbiamo intrattenere, ma c'è anche un modo di vivere nella comunità in cui il primo, la preoccupazione più importante, il modo con cui noi dobbiamo ripensare la comunità è sotto il segno della comunione. E poi comunione, ecco, Gesù oggi ci aiuterà a declinarlo, che cosa vuol dire questa comunione attraverso un'altra pagina del Vangelo che conosciamo come la moltiplicazione dei pani. Però è importante, ecco, che anche quest'oggi noi ci rifacciamo all'icona, anche perché parlando di comunione, parlando di comunità, noi abbiamo il dono più grande che fa da cemento per la comunione e per la comunità, che è l'Eucaristia. Ed è proprio dentro l'Eucaristia che noi possiamo vivere la nostra realtà nuova di vita. Se guardiamo ancora l'icona e cerchiamo di non perdere di vista l'icona, nell'icona della Trinità di Rublev non sono importanti i personaggi, perché se fossero importanti i personaggi, al centro che ci dovrebbe essere della Trinità, Dio Padre, e invece Dio Padre è da questa parte, Gesù è lo Spirito. Quello che è centrale in quest'icona, quello che è il punto focale di quest'icona, è l'Eucaristia, è questo calice che simboleggia il sacrificio di Gesù. Questo è il centro. Se dovessimo tracciare delle linee nell'icona originale, proprio come nel perimetro in cui Rublev ha messo tutte, la composizione di tutti questi elementi, tracciando tutte le linee, il centro viene dato proprio da questo calice per l'Eucaristia. Ma Rublev ha talmente, questo monaco, ha talmente messo in evidenza come punto focale che è quel calice, quello che non dobbiamo perdere di vista, che di calici ne ha disegnato anche altri. L'ha disegnato con il tavolo, l'ha disegnato con il personaggio, il calice. Quindi sono tre calici, proprio perché quello è il centro dell'icona. Quindi il centro anche della comunità, il centro anche della comunione, se non parte dall'Eucaristia, diventa veramente tutto vano. E allora, scelta della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un racconto che abbiamo sentito tante volte, che riascolteremo oggi, e vedrete che lo riascolteremo e saremo capaci anche di pensare, sì, me lo ricordavo abbastanza bene. So come comincia, so che cosa fa Gesù, so che cosa fa quel ragazzino, e so come va a finire, ma bel racconto, i bambini fanno sempre dei disegni. Queste cose fanno del riassunto, se voi li fate fare il riassunto, che è catechista, no? Vi renderete conto alla fine della lezione che questo brano vuol dire tutt'altra cosa che quel disegnetto, che quel riassuntino, che quello che io ricordavo, quello che io cercavo di ricollegare. Allora però per fare anche questo lavoro interiore di accoglienza della di permettere alla parola di lavorare dentro la nostra vita, abbiamo bisogno di entrare sempre nello Spirito, anche nella preghiera. E il suggerimento che ci viene offerto oggi per la preghiera è un cantico di Isaia, che possiamo usare proprio per pregare e per dialogare con Dio e scoprire già in queste parole di questo cantico la disponibilità che Dio ha nei nostri confronti, i doni che ci prendono.
nostra vita, dentro la nostra storia. Visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire:
questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Parola del Signore. Segno che Gesù sta per compiere. E questo viene
espresso dal dialogo di Gesù con Filippo e con Andrea. Questo dialogo con questi due apostoli fa risaltare sempre di più la grandezza e la gratuità di ciò che Gesù opererà. Qui c'è l'attuazione chiaramente del segno, ma l'attuazione del segno, è curioso questo nel Vangelo, è accompagnato anche da una verifica dell'attuazione. E la verifica dell'attuazione viene detta proprio dalla sovrabbondanza. Tutto quello che è avanzato, quella è la verifica del segno. Vuol dire che il segno è stato realizzato, vuol dire che il segno ha prodotto ancora qualche altra cosa che Gesù vuole dire. E poi l'ultima parte, così come possiamo articolare questo testo prima di leggere per conto nostro il discorso che ne segue, è le reazioni. Noi impressa molto la reazione della folla che voleva farlo re a Gesù, ma è la reazione di Gesù ci è rimasta impressa. La reazione di Gesù che sgrida quella folla e dice: vi siete riempiti lo stomaco, per questo vi state cercando, non perché avete visto dei segni che vi possano mettere in un'altra strada. Intanto
lo spostamento all'altra riva. È importante questa cosa nel Vangelo. Ed è importante in questo racconto che torna per tre volte, al versetto 7, al versetto 22 e al versetto 25, all'altra riva. Cosa vuol dire l'altra riva? Vuol dire qualcosa di diverso, di lontano, di opposto da dove sono. E questo è forse proprio per cercare Gesù. Cercare Gesù non dove ho deciso che devo andare a cercare. Ricordate la gente, poi andrà a cercarlo, si faranno tutto il giro del lago. Prenderà quando si ventura. No, sono tutti meravigliati di come Gesù si sposti e si trova sempre da un'altra parte, all'altra riva. Quindi è un motivo teologico per questo qui di andare a cercare Gesù. Non dove abbiamo fatto anche una scoperta di Gesù, ma Gesù è sempre più in là, è sempre oltre. Ed è importante capire sempre quest'oltre in cui Gesù ci chiede di andare a trovare. Poi c'è questa folla che lo segue con entusiasmo, ma il suo entusiasmo è dato dai segni che ha compiuto con le miracoli di guarigione, lo dice chiaramente il testo del Vangelo, a cui Gesù riserva sempre un distacco da queste idee o da questo tipo di ricerca. Gesù non vuole essere cercato perché fa dei miracoli, né ieri né tantomeno anche oggi. E nonostante che questo lo sappiamo, noi andiamo continuamente sempre a cercare o i miracoli o dove ci sono uomini e donne che diciamo più potenti, più in comunione con Dio. Questo non è sicuramente il Vangelo. E Gesù prende le distanze più di una volta da questa ricerca del miracolismo. E poi è importante in questa introduzione, quindi sta dando tutti i parametri che sono importanti per riuscire a capire quello che Gesù sta per compiere, è importante l'ambientazione. Vengono dati due motivi non indifferenti. Gesù sale sul monte. Salire sul monte vuol dire Mosè, vuol dire Elia, vuol dire il popolo di Israele quando doveva cercare di ricordare l'alleanza con Dio. Salire sul monte vuol dire avere un'esperienza forte di Dio, perché Dio lì si rivelava. Il monte è anche il luogo dove i profeti dicevano che ci sarà un monte che radunerà tutti i popoli. Leggiamo nel tempo di Avvento questi brani biblici, queste profezie, dove ci sarà un grande banchetto, dove ci sarà sicuramente la possibilità di vivere in maniera diversa da come viviamo nell'ordinario e nel quotidiano. Un grande banchetto. Alla fine dei tempi, dicono i profeti, ci sarà questo grande raduno sul monte per questo grande banchetto. Quindi un'ambientazione di luogo, ma c'è anche un'ambientazione temporale. Era vicina la Pasqua. Guardate anche quest'altra coordinata che sta dando il Vangelo. La Pasqua. Noi sappiamo che la Pasqua è la realtà a fondamento del popolo di Israele. E sappiamo che Gesù in quell'occasione rinnoverà la Pasqua sulla sua persona, con la sua morte e con la sua risurrezione, lasciandoci il dono dell'Eucaristia. Nel Vangelo di Giovanni ritorna almeno per tre volte, perché noi possiamo così dedurre i tre anni della vita di Gesù, perché ci sono tre Pasqua che vengono raccontate. E in queste tre Pasqua, tutte le volte che si nomina la Pasqua, c'è sempre qualcosa che riguarda Gesù e che riguarda soprattutto il suo collegamento alla morte e alla risurrezione. Compreso questo, anche qui Gesù, questo collegamento alla Pasqua è per dire
sono questi incisi che hanno un valore importante per capire il testo, ma anche un valore teologico per poter accogliere pienamente quello che ci viene così raccontato e offerto. Poi cosa succede? Siamo in questa seconda parte che prepara il Signore. Allora Gesù alza gli occhi, vide una grande folla veniva da lui e disse: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere, erano circa 5.000 uomini. Siamo in una parte in cui ci riguarda molto la nostra vita, avete capito anche dalle espressioni con cui le ho lette le cose. Ma il primo gesto di Gesù, il primo gesto che viene attribuito a Gesù è quello di alzare gli occhi e di vedere la folla. Se qualcuno si ricorda le altre 5, i racconti della moltiplicazione dei pani, Gesù gli occhi dove li solleva? Al cielo. Quindi vedete che questo non è un brano che sapevamo. Gli occhi di Gesù sono aperti su questa forma. Guardate anche come viene chiamata la quantità di questa folla. Numerosa. Quindi non un gruppetto di persone che vuole seguire Gesù. E Gesù probabilmente non sta guardando solo quelli che ha intorno. Una grande folla. È bello che noi cogliamo questo sguardo di Gesù. E credo che in una persona sia la cosa più importante che si possa sempre riconoscere. Perché lo sguardo dice tutto, il modo di guardare dice tutto. Se io incontro una persona mi metto a guardare il soffitto, se io incontro una persona mi metto a guardare la punta delle scarpe, se incontro una persona ci giro la faccia, se incontro una persona e non so che cosa dirmi, che cosa voglio. Lo sguardo dice promozione della persona, dice che mi sto chiedendo qualcosa, mi sto accorgendo di qualcosa che succede nella vita dell'altro, lo sguardo. È bello contemplare lo sguardo di Gesù nel Vangelo. Com'è bello contemplare questo sguardo di Gesù su questa folla, su questa numerosa folla, a cui Gesù guarda sicuramente con intensità e non mi sfugge nulla di questa folla. Sempre nel Vangelo di San Giovanni c'è un altro momento in cui Gesù invita gli apostoli a guardare qualcosa che è inaspettato. Ed è il momento in cui arrivano gli apostoli quando Gesù si trova al pozzo di Sicar con la samaritana. C'è un pezzo del Vangelo che sembra che sia una cosa inutile. Gli apostoli arrivano a mezzogiorno, trovano Gesù che sta parlando con questa donna, si meravigliano perché Gesù sta parlando con questa donna, si trovano soli. E Gesù invece dice: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. No? E c'è questo intermezzo nel Vangelo della Samaritana che noi leggiamo quando leggiamo quel testo. Lo sguardo di Gesù che si leva sul mondo
ma che è un mondo che biondeggia per la miettitura. Poi dirà, i miettitori bisogna accettare, non è che ci siano i miettitori per raccogliere tutto questo grano. Quindi è importante lo sguardo di Gesù, che fa leva sulla folla e che dice questo suo afflatto missionale. Stiamo parlando della comunione e della comunità, di conseguenza dell'Eucaristia, di conseguenza ancora al comandamento dell'amore, e non abbiamo questo sguardo di Gesù, questo afflatto di Gesù missionario, e diventa difficile capire cosa sia la comunione, la comunità, l'Eucaristia e la carità. Capiremo solo il nostro egoismo. E mi sembra che questo stia succedendo molto nella nostra società, con tutto il nostro individualismo, anche di cristiani, di credenti, di gente che fa la comunione spessissima, ma malati di individualismo, che non si riesce a capire perché ci manca questo sguardo missionario di Gesù. E invece no, dobbiamo solo pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare a star bene con gli altri, siamo ragione. Gli altri non me ne importa. Gesù poi con questo suo sguardo attirerà tutti a sé nel momento della croce e della gloria. Però Gesù appunto è interessato a qualcosa che deve donare. Quindi mette in evidenza, attraverso questa umanità di Gesù che vuole ricondurre all'unità, e vuole farci capire come arrivare a questa unità. E, a differenza dei sinottici che mettono la soluzione in bocca agli apostoli, la ricerca della risposta alla moltiplicazione dei pani, invece qui Gesù crea un momento di sospensione. Ponendo a Filippo una domanda che intende metterlo alla prova. E quindi è importante che noi comprendiamo che è anche per noi una prova ascoltare questa pagina del Vangelo e metterci in questa sintonia di Gesù. Vuol dire che c'è una prova anche per ciascuno di noi, non solo per Filippo. E la domanda sempre dire piccoli pezzi, non qualcosa di più.
come se il dono della vita fosse solo questione di quantità. E Filippo si è dimenticato tante volte, dove la parola della scrittura, Dio promette la gratuità e il dono che fa vivere. Il contrasto di questa incapacità di Filippo di elevarsi all'attesa di un dono impensato, ecco, poi fa dire all'Evangelista la lucida coscienza che Gesù ha. Egli sapeva ciò che stava per fare. Meno male che quando noi facciamo i ragionamenti dei soldi e dei piccoli pezzi con cui noi vogliamo intervenire per gli altri, Gesù sa che cosa deve fare. Meno male che non lo sa. Qual è la prova che Gesù ha dato a Filippo facendogli questa domanda? E se noi, quello che noi siamo, siamo capaci di metterlo nelle mani di Gesù, e non i suoi, e non le cose che abbiamo? È una lezione dura questa, è una lezione dura, perché è una lezione di fiducia. Se io mi fido di Gesù, o mi fido invece di altre cose. Quindi questa introduzione è quel segno, che sarà un segno pasquale, che vuole aprire il mistero della Pasqua, già da subito, nella vita pubblica di Gesù. Guardate quante cose ci deve aiutare a rimettere un po' in ordine nei nostri ragionamenti. Poi arriva un altro discepolo, Andrea, segnala la presenza di un ragazzo con 5 pani d'orzo e 2 pesci, lasciando capire però che questa disponibilità di beni è insufficiente a sfamare la folla. E mi sembra che questo è il nostro ragionamento. Stai zitto, non dire niente. Che bisogno c'hai di dire c'è 25 pani e 2 pesci quando hai visto 5.000 persone e devi andare a dire a Gesù agli altri, c'è qui 5 pani e 2 pesci, ma non servono a niente questi 5 pani e 2 pesci. Ma stai zitto, che cosa serve a dire loro? Gesù non gliel'ha detto, ma ce lo possiamo dire noi, e ce lo possiamo dire noi. Quante volte anche le nostre letture, ma tanto non cambia niente. Ma che cosa vuole fare con quelle due persone, con quell'altra persona? Niente, tanto è tutto uguale, la risposta sarà sempre quella. Ci appartengono questi ragionamenti. Nonostante tutto questo, meno male che Gesù sa che cosa vuole fare. E allora Gesù ha messo in evidenza anche questi aspetti. Da un ordine, far sedere la folla è quasi un invito da parte di Gesù a mettersi a tavola per un pasto comunitario, ed è Gesù stesso che presiede questo pasto. È bellissima questa immagine di Gesù, questo di richiamare questa attenzione, di dire segniamoci un posto verde, c'è un bel prato verde, no? E quindi Gesù presiede questo banchetto, chiede di mettersi a tavola. È bellissima l'iniziativa di amore del dono di Gesù. L'attuazione del segno: allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece per i pesci. Quanti ne volevano? E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla va per tutto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi di 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. L'azione di Gesù coincide con questo gesto, l'azione di Gesù, di quello che faceva il Padre in una famiglia quando radunava la sua famiglia per il pasto, per mangiare.
presenza dei sinottici e degli altri racconti, non alza gli occhi al cielo, l'ho detto prima, non invoca da Dio e dalla sua potenza questo miracolo, ma la parola che viene usata nel testo è rese grazie, che è la parola della Eucaristia. Quindi è chiaro il riferimento di Gesù all'Eucaristia in questo racconto, è chiaro nel Vangelo di San Giovanni che qui non si sta parlando semplicemente di un miracolo grandioso di Gesù, si sta parlando dell'Eucaristia, di tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo. E poi c'è un'altra cosa che è importante, oltre che evocare l'azione eucaristica. Chi è che distribuisce il pane? Gli apostoli o Gesù? Gesù distribuisce il pane. Non so come lo ha fatto a 5.000. Però il Vangelo dice, li distribuì, lui li distribuisce. Anche quest'altra connotazione quanto è importante. Sta donando se stesso a Gesù. E questo si vuole sottolineare e mettere in evidenza, perché Gesù è l'unico donatore che offre la propria vita. È l'unico. Non ci sono altri intermediari. Non ce ne sono altri. Mentre il motivo della sazietà dei commensali è secondario, quello che segue dopo, non è la prima cosa che questi si siano saziati. Si mette in risalto invece l'ordine di Gesù ai discepoli: raccogliete i pezzi sovrabbondanti perché nulla perisca. Cosa vuol dire questi 12 canestri? Noi sappiamo che già quando sentiamo il numero 12 ci ricorda le tribù di Israele, 12 ci ricorda il numero degli apostoli, 12 nel libro dell'Apocalisse sono i seggi con chi con Gesù governerà nel giudizio, 12 è il numero che crea tanti altri numeri, tipo i 124.000, no? Quindi questi 12, questo numero 12, 12 canestri, che sta a indicare che il pane donato da Gesù non è solo per i 5.000, ma anche per le generazioni future. E quindi per noi. E Gesù dice perché nulla perisca. La manna, che era un simbolo, che è un simbolo dell'Eucaristia, era un pane che a fine giornata si ammuffiva, veniva. Facevate questa sottolineatura qui dell'Evangelista, perché nulla perisca, quindi che questo pane rimanga integro, rimanga buono anche per il futuro. Ma per il futuro non è solo buono questo pane, per il futuro, per la Chiesa che siamo anche noi oggi, è importante anche tutto quel contesto che prepara quel pane. E chi dona quel pane? E come si dona? Quindi un pane che Gesù dona, molto più grande della manna, ed è destinato a conservarsi questo pane. Poi ci sarà il discorso che segue, vedete, lo leggerete un po' per conto vostro, in cui Gesù dirà, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo. Quindi c'è sempre un riferimento a lui. E poi la reazione al segno. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva, questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo morire, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Ma prima per la reazione che viene segnalata di coloro che sono stati testimoni del segno e si sono trovati talmente così.
così bene che hanno mangiato pane e con panatico e anche pesce, e quindi è un credo, ci sta bene. Ma non è solo la reazione di Cristo che deve contare, è la reazione anche di Gesù, perché lui è il centro comunque sempre di questo dono. E Gesù muoverà questo dono. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Ed è l'invito a cercare un altro pane. Dove è finito quel ragazzino dei 5 pani e dei 2 pesci? Perché se siamo potuto operare questo segno, non è stata per la disponibilità di Filippo o di Andrea, ma di questo ragazzino che si era portato lui da sua madre e che avrebbe potuto dire a Fanny di chi non l'ha portata la merenda. Questa è la mia merenda, non è la merenda che io ho portato anche per altri. Deve stare qui quella prova di Filippo. Noi siamo disposti a mettere nelle mani di Gesù il poco che abbiamo, il poco che siamo, non i soldi, non le nostre valutazioni pessimistiche, ma non serve a niente tanto questo che si fa. Cosa siamo disposti a mettere nelle mani di Gesù? Perché questo vuol dire Eucaristia, questo vuol dire carità, questo vuol dire comunità, questo vuol dire comunione. Ecco perché questa pagina non è fuori tempo e fuori luogo per parlare proprio della comunione e della comunità. Ed è importante anche nel nostro percorso di cristiani e di credenti che vogliamo testimoniare la carità, perché questo Gesù ci chiede. Gesù ci chiede che non dobbiamo essere chissà quali forze dobbiamo avere o chissà quale disponibilità dobbiamo avere nella nostra vita, ma di che cosa siamo disposti noi a mettere nelle mani di Gesù, perché lui sia il padrone di quello che mi metto nelle mani e che ne faccio quello che vuole. Per questo questo ragazzino sparisce, perché lui ha fatto il suo gesto, però quel gesto ha permesso di allargare gli occhi, gli orizzonti, il cuore, la mente. Ed è importante che noi ci proviamo anche concretamente tradurre in scelte, in gesti, in relazioni, sia l'atteggiamento della comunione, della solidarietà, come poterli tradurre nel nostro tempo. Se penso e si ascolto quanti ragionamenti ascoltiamo tutti i giorni e che non vogliono creare pace, dove va questo discorso di pasta? Dove va questo discorso della carità? Se io sto cercando di difendere i miei diritti, quel ragazzo non ha difeso i suoi diritti, non ha difeso quello che era suo, si è reso completamente disponibile. La comunione nelle nostre comunità, la comunione che deve veramente aprire oggi alla Chiesa i tempi nuovi della vita. Nella vista pastorale io sto dicendo continuamente che noi ci dobbiamo predisporre ai tempi nuovi della Chiesa di oggi. Tempi nuovi, questa parola ci deve entrare, perché Papa Francesco ce la sta dicendo con tutte le forze. Non è soltanto cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra epoca, dice Papa Francesco, ma è un'epoca di cambiamento, che vuol dire tempi nuovi. Ma ce ne rendiamo conto di quante cose stanno succedendo di nuove e che ci rendono così sproporzionati a quello che sta succedendo? E come reagiamo a tutto questo? Pensate ai 2 apostoli, Andrea e Filippo. Pensate spesso a
alla reazione che ho visto. Se io mi sto ritrovando in queste due reazioni, o se invece mi ritrovo nella reazione di questo bambino. 5 pani e 2 pesci. Ho questo. Vabbè, so che serve a Gesù questo. E questo gli do. Il poco che io ho, glielo do. Non mi rendo proprietario di quello che ho, anche se ho poco. E questo è il modo di entrare oggi nella Chiesa, come questo ragazzo, nella Chiesa di questo mondo, di questa storia, di questi tempi. Ecco perché è importante la comunione e la comunità. Però la comunione e la comunità, da dove cresce, da dove parte? Parte da questo dono dell'Eucaristia. Ecco, non siamo molto familiari, ecco così, di quello che c'è nel tabernacolo, di quello che celebriamo anche molte volte tutti i giorni. Non rendiamoci abitudinari in questo, non rendiamoci abitudinari, perché l'abitudine poi ci fa vestire qualcosa che poi non serve. Invece quello che è veramente dell'Eucaristia è il dono sempre nuovo e che rinnova la nostra vita. E allora, veramente, ecco, su questa pagina del Vangelo scriviamo le cose che stiamo scoprendo. Scriviamo anche le cose di cui siamo convinti e scriviamo anche le cose di cui non sono convinto ancora. Scriviamoci le fiamme, quelle le guarderemo più in là, per dire che cosa mi manca ancora, o quello che io faccio o non faccio, ma sicuramente non dice qualcosa. Ecco, sono molte le cose che noi possiamo dire, e cade veramente nei confronti della carità, che ci insegna in questo, in questa esperienza. Ecco, veramente un dono che è necessario, che è importante oggi nella Chiesa, e quindi che veramente possiamo rinnovare la nostra mente e il nostro cuore. E la preghiera che vi suggerisco finale, per poi una continuazione anche personale che deve seguire a questa lezione, è un momento di adorazione dell'Eucaristia del Beato Charles de Foucault, che nella sua meditazione, nella sua preghiera nel deserto, ecco, davanti all'Eucaristia, usa queste esclamazioni di meraviglia, di gratitudine, di apertura a questo dono. Ecco che sia questo momento, anche un inizio, ma quel modo di ripensare, di rinnovare e di convertire la nostra vita nel segno della comunione, della comunità e della carità. E ci mettiamo in piedi. Io sono con voi fino alla fine del mondo, sono le ultime.